Ciao a tutti! Guardate che bello stampino che andiamo a provare oggi. Però ho notato che mi hanno mandato uno stampino un po' rovinatino, cioè nel senso un po' zozzino. Guardate, cioè qui, qui e qui ha dei piccoli difettucci. Vabbè che l'ho pagato un euro e qualcosa, quindi vabbè. Però spero almeno che la creazione verrà carina, perché comunque vediamo se va a intaccare la creazione oppure no. Però comunque carino. Aiuto. È quello per fare tipo il tris, si chiama il gioco, il tris. Sì. Però ho anche notato che qua ce ne sono pochi. Quindi poi quando tipo avrò ancora della resina in più, per farne di più, devo colare di più, se hai capito niente. Comunque, oltre a provare questo stampino qui, andiamo a provare gli ultimi due colori che mi mancano. Dei colori martignani, adesso li ho aperti tutti per vedere quali tappini erano ancora chiusi. E praticamente il golden e il green, perché avevo utilizzato un altro tipo di verde. Infatti non mi ricordavo più i colori che avevo usato, li ho guardati tutti. Adesso li ho aperti per far prima e devo dire anche che l'abbinamento non mi dispiace nemmeno, che sono due colori che secondo me vicini ci stanno. Quindi adesso è il momento di metterli nella resina, guardarli e tutto. Allora, partiamo dall'oro e lo mettiamo qui. Ho appena proprio preparato la resina, tipo ancora un po' strana. A volte la resina diventa strana, però poi comunque si schiarisce. Allora, vediamo un po' com'è questo oro, che secondo me punterà più sul giallo che più sull'oro. Mettiamone un po' e mischiamo. Secondo me viene questo, vedendolo così, eh sì, è giallo, giallo. Un giallo un po' arancio, quindi giallo verde ci sta. Con l'oro non ha niente a che fare. Ok, l'ho fatto bello stronghi. Quindi adesso ci vado a mettere i glitter, comunque oro, anche perché i glitter gialli non ce li ho, quindi secondo me it's ok, it's ok. Allora, prepariamo subito. Ho qua i barattolini di glitter e di flakes con l'oro. A parte che non riesco ad aprirlo. Ok. Metterò quest'oro qui. Molto bene. Un po' più lontano la prossima volta. Poi metterò questo. Quello che metto? Quello un po' più giallo, questo. Vai. Bene. E l'ultimo. Allora a questo punto, no, vabbè, stiamo facendo questo o questo? Niente, non mi convincono questi. Quindi niente, mettiamo solo questi due. Molto bello però l'effetto, mi piace. E adesso facciamo il verde. Ok. Mettiamo le gocce. Oh, molto bello come verde questo. Molto smeraldo. Oh no, no, non rende nella telecamera. No, non è possibile. Non è possibile. Mettiamo ancora un po'. Ma è bellissimo, veramente, credetemi che è bellissimo. Veramente. Cioè, dal telefono sembra più azzurro. Più verde, cioè più. Che cavolo ne so, però è bellissimo, lo dico io. Adesso ci mettiamo il verde come glitter. Ci metto anche un po' di questi che secondo me ci stanno. E vediamo qui, ci metto questi qua chiari. Bom, 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 bom. Bene, 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 bene. Visto che non li ho messi di là, non li metto nemmeno qua gli altri flicks che vi ho fatto vedere. Perfetto. Adesso che abbiamo preparato i colori martignani con i glitter e tutto, è giunto il momento di versarlo. Sia qui che qui. Partiamo dal verde. Non so adesso sinceramente cosa farò, come uscirà. Un po' mischiotto, un po' mischiotto. Ecco, è uscito tutto giallo. Volevo farlo di due colori diversi. Mettiamo qualche goccino. Qualche goccino. Qualche goccino. Bene.
Io pensavo che ci volesse molta più resina qui dentro, e invece sto notando che me ne sta avanzando un po'. Fermo. Non è così semplice farne le robe piccinine. Ovviamente ci sono i rumori molesti. Io però un goccino verde glielo metto. Molto bene. Rumori molesti. Buon, cioè, andato. Posso. Bene, fatemi controllare. Allora, parte che quale X cerchi quel cavolo che è, mi sono usciti molto bombosi, tranne il questo. Bene, sono usciti bombosi, facciamoli bombosi, io così vi devo dire. Se poi non entrano, non entrano. Adesso spruzziamo. Colore mi piace tantissimo, color dell'oro non c'è un tubo, giallo verde, adesso aspettiamo che la resina si asciughi, adesso tolgo il telefono da davanti perché ho visto qua una bolla, quindi vado a vedere se ci sono altre bolle, così cerco di levarle e niente, non vedo l'ora di scoprirlo, veramente non vedo l'ora, molto bene, molto bene, molto bene. Allora, qua si è asciugato tutto, si è catalizzato e adesso li andiamo a scoprire. Comunque, da dietro sembra molto carino, quindi vediamo un po'. Anche per il fatto che va con i difettucci lo stampo, vediamo che cosa succede. Allora, ne abbiamo di cose da vedere qui. Allora, qui leggermente si vede questa cosa qua. Dov'è? Eccola questa. Però vediamo. Facciamo, praticamente sembra uno stampo usato già da un po', secondo me. Perché comunque gli stampi all'inizio sono bellissimi, lucidissimi, ma dopo un po' incominciano a avere cose. Però vederlo da così è veramente bellissimo. Allora, i colori, questo proprio con l'oro non c'entra un tubo, e questo verde invece è davvero bellissimo. E la combinazione mi piace anche davvero molto, che poi è venuto tipo un angolino giallo e tutto il resto verde, mi piace davvero molto. Adesso andiamo a scoprire i simbolini qua, che li ho fatti davvero bombous. Ecco, molto carini però, qua sono uscita un po' troppo, quindi devo sistemarla. Figurati se io non faccio una roba e poi devo sistemare. Ma no, porca miseria. Ah, questo era quello che poi ci ho ficcato il verde così, perché sennò veniva tutto giallo. E questo è questo. Molto carino. Adesso vado un attimo a sistemare e a limare, così poi andiamo a ficcarceli dentro e vediamo com'è. Molto bene, l'ho fatto. Adesso ficchiamoceli dentro. Forse al contrario, perché li ho fatti un po' bombosi. Ma io non so una cosa, ora qua ne abbiamo due e due, no, ok. Ma quanti ne devo fare, cioè di ognuno? Io non lo so, cioè tipo quante X devo fare e quanti cerchioni devo fare. Me lo potete dire chi lo sa per favore, perché non ne ho la più pallida idea, forse quattro, non lo so, tipo così, poi uno mette qui, poi non lo so. L'altro fa così, allora questo fa così, non so quanti ne devo fare, cioè sono 3, 6, 9, forse 8, non ne ho la più pallida idea, davvero, davvero non ho la più pallida idea. Comunque è molto carina anche come idea, cioè nel senso è piccolo, pratico, portatile, quindi è molto molto bello, poi sono molto soddisfatta perché è venuto molto bene, luccica, cioè veramente mi piace molto. Infatti quando l'ho visto, non so se l'ho già detto che l'ho preso su AliExpress, quando l'ho visto su AliExpress ho detto devo per forza avercelo. E nulla. Quindi mi raccomando, fatemi, oltre a sapere cosa ne pensate di questa creazione, fatemi sapere quanti cosini faccio, devo fare di questi, così tipo quando ho un po' di resina, quando faccio la resina mi tengo questo qua vicino e ce ne verso altri finché non raggiungo il giusto quantitativo per fare questo giochino, che poi è il tris, mi sembra. Vabbè, comunque carino.
veramente, veramente. Che poi, secondo me, anche uno poi qua può metterci quel cavolo che vuole. Vabbè. Comunque, allora, io sono super soddisfatta. E niente, voi fatemi sapere un po' che cosa ne pensate di questa creazione. E niente, prima vi ricordo, mi raccomando, di andare nel mio negozio Etsy o eBay, le creazioni di Jay, per chi volesse supportarmi e che piacessero le mie creazioni. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video. Vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao! Thank you.